Amici di Retrobottega, bentornati, rieccoci col nostro nuovo solito appuntamento settimanale. Siamo sempre noi in diretta da Udine, da Via Pardamano numero 4, sede operativa. Oggi diamo il via a questo nuovo appuntamento di Retrobottega parlando, anche perché è primavera e quindi lo stimolo è quello di andare fuori all'aria aperta, parlando di editoria e cammini, libri che hanno a che fare col mondo a piedi, libri lenti anche per imparare a muoversi ad un'altra velocità. Il nostro inviato dal mondo dell'editoria, Mauro Daltin, ci fornirà subito una panoramica per raccontarci un po' anche le case editrici che in qualche modo raccontano costantemente questo incredibile mondo. Mauro, a te la parola. Allora, dall'inviato. In diretta dal cammino. Dall'inviato di Via Pardamano. Intanto è da dire subito che c'è un'esplosione di libri sul cammino, sul camminare, di guide che invitano a camminare percorsi. Si è iniziato con il famosissimo Santiago de Compostela e adesso si declinano libri su Santiago, insomma, in grande quantità, ma poi si è aggiunta la Via Francigena, sì. Ma poi si sono aggiunte tutta una serie innumerevole di cammini anche su territori, diciamo, più ristretti, anche nel nostro Friuli, insomma, c'è il Cammino Celeste, c'è il Cammino di San Cristoforo, insomma, ci sono tantissime vie, c'è la Via Annia, stanno mappando interi territori, ed è un bel segnale, perché insomma, l'andare a piedi è sempre un viaggiare meraviglioso, perché ti pone proprio a contatto diretto con la strada, con la terra, e quindi insomma si è nudi di fronte un po' a quello, al mondo che si attraversa. Quindi è una bella esplosione, accompagnata, come spesso accade, dall'esplosione di una serie di libri, di case editrici, di collane dedicate al mondo a piedi. Allora proviamo a entrare un po' nello specifico di questo mondo, sì, editoriale. Allora dici magari... Ma così, facendo una carrellata, sì, velocissima, Terre di Mezzo mi viene da subito da pensare, per quanto riguarda le guide, soprattutto su Santiago, su Francigena, ma anche molte altre, i Sentieri Partigiani, insomma hanno fatto tutta una serie di una collana proprio dedicata al viaggio a piedi, quindi sicuramente loro, sicuramente Di Ciclo, che nella sua storia è iniziata andando in bicicletta, ma poi negli ultimi anni si è specializzata molto nei libri a piedi e nei libri, insomma, che raccontano la viandanza e i pellegrinaggi. Ma poi mi viene da pensare che le edizioni nate dalla Compagnia dei Cammini, l'edizione dei Cammini di Gianotti, è un marchio editoriale tutto dedicato al camminare, no? Quindi tantissime realtà, ma poi ci sono anche le grandi case editrici che sempre di più pongono l'attenzione magari sul singolo libro o su una serie di libri che raccontano l'andare a piedi. Quindi sicuramente c'è una grande attenzione, ci sono grandissimi autori che poi si sono cimentati nella narrativa a piedi, come tanti nella narrativa in bicicletta, ma forse di più nella narrativa... Sì, è qualcosa che ha colpito ancora di più, no? E io ne cito tre contemporanei che mi vengono in mente. Il primo è Enrico Brizzi. Quando lavoravo in Ediciclo, ci abbiamo lavorato insieme a molti libri, mi viene in mente i diari della Via Francigena e la Via di Gerusalemme, che hanno aperto un po' una collana per Ediciclo riguardo ai libri a piedi. Ma poi lui ha scritto Il Pellegrino dalle braccia d'inchiostro, che è un romanzo ambientato sulla Via Francigena, ma poi ha scritto anche Nessuno lo saprà, che è un viaggio a piedi dall'Argentario al Conero, unendo i due mari in Italia. È uno scrittore che si occupa moltissimo di questa tematica, ed è stato uno dei, non dico dei primi, però uno di quelli che più ha dedicato scrittura a questo tipo di viaggio. Mi viene in mente un altro libro particolare, quello di Gianni Biondillo e Michele Monina per Guanda, si chiama Tangenziali, due viandanti ai bordi della città. Non si viaggia solo in mezzo ai monti, certo, in mezzo ai boschi, ma si può viaggiare anche ai bordi
e ai confini delle città, e addirittura di una grande città, l'antipiedi per eccellenza, che è Milano. Esatto. E loro allora viaggiano intorno alla tangenziale raccontando da quel punto di vista che cosa vuol dire camminare. E poi mi viene in mente Wuming, che mi viene in mente Wuming 2, che fa parte del collettivo sì, Wuming, sì. E che ha pubblicato due libri con edicolo Il Sentiero degli Dei, che unisce la piazza Maggiore di Bologna, Piazza dei Signori a Firenze, in un viaggio di 5 giorni lungo l'Appennino, e l'ultimo libro, diciamo, che è Il Sentiero Luminoso, che invece raggiunge Bologna, va a nord verso Milano. Quindi mi vengono in mente questi tre autori contemporanei, diciamo giovani, tra virgolette, insomma, della letteratura, insomma, di adesso. Però sì, sono molti altri. Beh, andando a ripescare nel passato, mi viene in mente Thoreau, che forse ha scritto dei grandissimi passi quasi filosofici, forse andiamo in quella direzione, più che narrativi o dedicati al modo di camminare, ma proprio al concetto di camminare, che cosa voglia dire iniziare questo approccio a questa particolare attività, a questa cosa che poi diventa un'esperienza. Dei contemporanei invece mi viene in mente Luigi Nacci, che aveva scritto sempre con Edicolo Alzati e cammina, ma poi con La Terza aveva pubblicato Viandanza, Il cammino come educazione sentimentale, che in qualche modo è un testo che scavalca un po' i generi, un incrocio tra narrativa, saggistica, filosofia anche qua, perché appunto c'è l'analisi dei cammini attraverso quelle che sono le sensazioni, le esperienze provate durante il cammino. E poi c'è una collana proprio di Edicolo, che è la Biblioteca del Viandante, che è proprio dedicata al mondo del cammino, in cui ci sono i libri di Alessandra Beltrame, Io cammino da sola, ma anche di Simona Baldanzi, che racconta questo cammino lungo l'Arno. E poi è uscito da poco un libro intrigante, perché spesso si riflette sul concetto di camminare, sul camminare, su come andare in giro, ma ci si dimentica invece di come prepararsi a un certo tipo di cammino, e questo libro si intitola L'arte di fare lo zaino, perché chiaramente anche il decidere che cosa mettere nello zaino comporta poi il modo con cui si riesce più o meno facilmente ad affrontare il cammino. Quindi questi sono alcuni degli autori che mi vengono in mente, ce ne sono tantissimi, perché come dicevi giustamente tu, è un modo di narrare sempre in evoluzione e in forte espansione, quasi un'esplosione di testi dedicati al cammino, ce ne sono moltissimi, anzi se ve ne vengono in mente a voi che in questo momento ci state ascoltando e seguendo, consigliateli, perché noi ve ne diamo alcuni, ma sarebbe bello riuscire anche a raccogliere altre suggestioni. Mi viene in mente anche l'esperienza che nasce qui, ma insomma che poi insomma sfiora altri territori, che è quella dei Rolling Clubs. Hai citato appunto Nacci, hai citato Beltrame, che fanno parte di questo collettivo di camminatori che uniscono posti strani, da Treviso a Venezia, insomma passando a piedi, insomma, verso questo territorio non segnato, ecco, da un sentiero vero e proprio, ma in cui appunto ci inventano ogni volta un itinerario che unisca simbolicamente due punti. E mi viene anche da pensare che sabato debutteremo, no? con una lettura scenica proprio sul camminare, proprio su un cammino che sta nascendo, proprio quello di San Cristoforo, che sta nascendo proprio in questi mesi, in questi anni, con un grande progetto, insomma, regionale. E noi, insomma, ci siamo stati invitati a provare, insomma, cioè come sappiamo fare, magari a raccontare che cosa vuol dire andare a camminare, e andare a raccontare un po' che cosa si nasconde dietro questo gesto così semplice, ma così rivoluzionario. Sì, sabato 14 aprile debutta a Caneva, in provincia di Pordenone, questo reading. In scena ci siamo io e un armonicista, Willy Mazzer, bravissimo, e insieme proviamo a riportare al pubblico alcune di quelle che sono le nostre suggestioni legate al cammino, ma soprattutto quelle che sono le suggestioni che ci vengono appunto da alcune letture, tra cui Nacci, tra cui Thoreau, ma anche Bryson, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. L'idea è quella di accompagnare un po' il pubblico in un viaggio ipotetico di un camminatore lungo questo cammino che tu hai anticipato, friulano, ma che sia poi il pretesto anche per raccontare un po' l'idea del camminare e il modo con cui appunto approcciarsi, con le difficoltà, la bellezza, le avversità di tutto quello che vuol dire, quindi si va dalla vescica al piede, certo, alla bellezza di prendere la pioggia
e poter rinunciare magari ad arrivare alla meta. Sì, è un modo quello di raccontare attraverso i reading, le letture sceniche che c'è proprio forse dalle origini di Bottega Errante. Nasciamo nel 2011 facendo due cose fondamentalmente: uno, i laboratori di scrittura, di fotografia e di un sacco di altre cose, e la seconda cosa che ci mettiamo in testa di fare è quella di mettere in scena delle storie e dei libri attraverso la parola e la musica. E ne abbiamo fatti tantissimi, sì. Abbiamo fatto tantissime date un po' ovunque, abbiamo letto in teatri, abbiamo letto in osterie, abbiamo letto in piazze, abbiamo letto in agriturismo, abbiamo letto in montagna, e questo modo di approcciare un testo o comunque una narrazione ci diverte sempre molto. Abbiamo coinvolto tantissimi attori professionisti che lo fanno appunto per mestiere, tantissimi musicisti. Mi ricordo che ha a che fare un po' con anche il viaggio lento, un reading che abbiamo replicato credo decine e decine di volte, che si chiama quasi quasi vado a farmi un giro, che insomma raccoglieva un po', mi ricordo, da Henry De Luca, Paolo Rumiz, a tantissimi scrittori di viaggio, a Tiziano Terzani. Abbiamo fatto tantissime date, recentemente invece ci siamo dedicati alla lettura scenica sul vino, esatto. La terra, il vino e altri incanti, con Angelo Floram, con Carlotta Del Bianco e con te, Alessandro, che raccontavano invece le grandi pagine delle letterature legate al vino. Mi ricordo un primissimo reading, Mojito Folbar Club, sul calcio, sulle pagine straordinarie della letteratura legata al calcio. Mi ricordo i reading, ci sono insomma tutti i reading legati al festival Dedica, all'Aspettando Dedica, quindi quelli legati all'Arson e al mare, quelli legati al Sud America di Sepulveda, Yasmina Cadrà, La Teoria del Deserto. Ci siamo divertiti, ci piace molto insomma girare, forse quell'errante insomma che segue il nome di bottega arriva forse da lì, ci piace girare, ci piace mettere il nostro piccolo service in posti strani. Mi ricordo forse 2 anni fa che abbiamo fatto un reading su Orwell in una stalla. Ah, sì. In una stalla in cui il giorno prima solo avevano insomma tirato via, liberato le vacche e dato spazio ad altri bestie, ad altri animali. Quindi insomma è una caratteristica quella dei reading, delle letture sceniche e della lettura pubblica. Alla fine noi o chi per noi insomma saliamo su un palco, ma anche senza palco, e raccontiamo una storia. Sì. A proposito di storie da raccontare, come al solito abbiamo scelto anche oggi una casa editrice su cui concentrarci. È stata una scelta, come le altre, molto naturale, perché è una casa editrice che io amo molto, che si chiama NN Editore, che ha fatto la sua comparsa da qualche anno. Avevamo già avuto modo di parlarne perché avevamo scelto un libro da consigliare, che era stata La fine dei vandalismi di Tom Drury. Oggi proviamo a fare un po' un quadro generale, perché è una casa editrice che ha sempre più forza, sempre più spazio, tra l'altro molto anche attenta a essere presente sui nuovi media. È una delle case editrici che forse da un punto di vista anche social è tra le più attive, ma al di là di quello che comunica e fa arrivare a potenziali lettori, è importantissimo secondo me quello che ha fatto proprio come casa editrice, perché ha dato a voce ad autori che fino a quel momento da noi non erano stati tradotti, non erano stati considerati. Uno su tutti che mi viene in mente è chiaramente Kent Aruf. Tra l'altro io di Aruf non l'avevo mai sentito nominare. NN era uscita da poco, quindi non mi era ancora arrivato nemmeno l'eco di questa casa editrice, di questa nuova avventura editoriale. Ma vagando, mi ricordo, a Pordenone Legge, in quelli che sono i grandi, questo grande
capannone con tutti gli editori presenti, con tutti i libri che vengono un po' raccontati a Pordenone Legge, l'attenzione mi era stata calamitata da questa copertina di cui non sapevo assolutamente niente, quindi ritorna anche una cosa che abbiamo detto più volte dell'importanza di come anche la veste grafica di un libro, di una casa editrice, sia fondamentale poi per calamitare, per trovare l'attenzione di chi legge. E così, preso da quello che è l'impulso di molti di noi quando decidiamo di comprare un libro, ho preso in mano Benedizione, l'ho letto credo in un giorno, divorato, perché è veramente un libro straordinario, che è la sintesi forse della narrativa nordamericana, di quello che vuol dire raccontare la provincia americana in questa città Holt immaginaria, che è un po' tutte le città delle periferie americane, ma è così, sembra di conoscerla da sempre. Poi i libri di Aruf sono altri tre, tutti bellissimi, e lui è uno degli autori, forse l'autore più famoso, chiaramente quello che ha portato un po' anche, ha fatto la fortuna di questa casa editrice. Mi vengono in mente altri libri, uno è Bull Mountain, poi appunto La fine dei vandalismi, poi recentemente adesso sono usciti questo libro di Camurri, poi è uscito Fiore, frutto, foglia, fango. Sono tutti libri molto interessanti perché vanno veramente a scovare, a scoprire delle storie nuove, delle storie innovative. Quindi il consiglio per chi ancora non conoscesse NN Editore è quello di veramente farsi un giro in libreria e provare a prendere in mano i loro libri, che sono proprio anche dei bei libri come oggetti, ma poi le pagine, i contenuti, le righe, le storie raccontate all'interno di questi libri sono veramente delle grandissime storie. Aggiungo anche che è interessante proprio come caso dell'editoria, no? Perché sì, è nato pochissimo tempo fa. Se andate a spulciare su Google o andate a vedere sul loro sito la storia di come sono nati, e anche mi ha colpito una cosa molto, che prima di uscire col primo libro sono stati anni prima di arrivare al primo libro, anni in cui hanno fatto ricerca, in cui hanno capito qual era il progetto editoriale su cui lavorare. E tutta questa lentezza, no, ha portato poi all'esplosione di un autore come Aruf, che da subito è entrato in classifica ed è un caso stranissimo che una casa editrice così giovane, così nuova, un marchio editoriale così nuovo raggiunga subito l'apice della classifica. Insomma, vuol dire che l'idea che c'è sotto NN Editore è un'idea, insomma, non sicuramente potente, casuale, ma pensata, ma lavorata, ma insomma accompagnata poi nel tempo. Quindi provate, insomma, a leggere i libri di NN e poi magari ci direte cosa ne pensate. Cambiando, saltando da casa editrice invece a quello che è il libro che abbiamo scelto di consigliarvi oggi, Mauro, è il tuo momento oggi, chi ci hai portato? Ho portato questo libro, che è L'ultimo rigore di Farouk, del giornalista Gigi Riva, non del calciatore Gigi Riva, ma del giornalista di dell'Espresso, di Repubblica. Il sottotitolo è Una storia di calcio e di guerra, pubblicato da Sellerio. Ho avuto la fortuna lo scorso festival di Vicino Lontano di presentarlo. È un libro che credo che unisca per me le due grandi passioni, sicuramente. Una è quella dei Balcani, della ex Jugoslavia, e l'altra è quella del calcio. E come succede spesso nella storia, come è successo nell'Argentina dei militari, ma come è successo spesso, il calcio è utilizzato dalla storia, dalla grande storia, ed è strumentalizzato anche dalla grande storia. Qua si parla dell'incredibile storia di un rigore calciato il 30 giugno del 1990 allo stadio di Firenze. La partita era il quarto di finale tra Jugoslavia e l'Argentina di Maradona, e Farouk Azizbegic, il capitano dell'ultima nazionale della Jugoslavia intera, calcia e sbaglia questo calcio di rigore che decreta l'eliminazione dal campionato del mondo italiano del 90. Sembra un rigore come tutti gli altri, ma non è un rigore come tutti gli altri, perché Riva ci racconta di come quel rigore, se fosse stato segnato con
probabilmente forse. La dissoluzione, la disgregazione della Jugoslavia forse non avrebbe avuto seguito. È un forse grande come una casa, ma è successo già nella storia. All'omicidio insomma di Togliatti era pronta, lo racconta anche nel libro Riva, la rivoluzione, insomma, ma la vittoria del Tour de France da parte di Gino Bartali fa esplodere l'entusiasmo in Italia e ci si dimentica quasi della rivoluzione. L'attenzione va da un'altra parte. E qua si attraversa la vita dei grandi protagonisti di quella nazionale, dal capitano, figura incredibile di questo libro, figura meravigliosa perché simbolicamente è l'ultimo a tenere ancora unita tutta la Jugoslavia. E quel quarto di finale si tornano a intravedere sugli spalti le bandiere jugoslave in un momento di totale dissoluzione e disgregazione dell'intera area, ma c'è anche l'allenatore, che è un'altra grandissima figura, Ivica Osim, detto il professore Olorso, ma ci sono anche i calciatori che poi faranno la fortuna in Italia: Boban, Mihajlovic, Savicevic, Boksic, Katanec. C'è Riva dice che la dissoluzione jugoslava forse ha inizio in uno stadio di calcio, che nello stadio in cui si gioca il derby tra la Dinamo Zagabria e la Stella Rossa di Belgrado, e dove avviene succede di tutto, e Boban spera quel calcio diventando l'eroe croato. Sì. Insomma, è un libro straordinario perché mescola la storia recente della Jugoslavia a una passione, quella del calcio, ma il calcio viene vissuto dall'interno, cioè si racconta proprio la storia di questa squadra che diventa un po' l'ultimo emblema della Jugoslavia unita. Quindi il grande consiglio è quello di leggervi questo libro, che è bellissimo, L'ultimo rigore di Farouk, di Gigi Riva, per Sellerio. Bene, prima abbiamo parlato di cammini, abbiamo parlato di viaggiare, di attraversare il mondo a piedi, di affidarsi un po' a questo diverso modo di approcciarsi alla vita. Quindi oggi abbiamo scelto una libreria che ha a che fare con il viaggio, che sta... Dove, Mauro? Sta a Trento, si chiama la libreria Viaggeria. Quindi, insomma, inequivocabile titolo. È bello andare a mappare le librerie di viaggio in Italia, secondo me. Sono tante, molto belle. Penso solo nel nord-est alla Quo Vadis di Pordenone, alla Odos di Udine, alla Gulliver a Verona, alla Pangea a Padova e alla Viaggeria a Trento. Sono librerie specializzate, ma quando si parla di viaggio si parla alla fine di grandi storie, si parla di grandi geografie, di grandi avventure, quindi è una specializzazione però molto ampia, no? Quindi che permette insomma di trovare un sacco di cose meravigliose. E lì ci sono Michele e Corrado, che sono i due librai che vi accoglieranno insomma quando andrete a scoprire questa libreria, se non l'avete già fatto. E ci sono carte, mappamondi, guide, libri dedicati appunto al camminare, all'andare in bicicletta, e insomma trovate un po' tutto quello che serve per viaggiare con la testa e poi viaggiare fisicamente. E come spesso accade, questo tipo di librerie sono punti di ritrovo, no? Sono punti di ritrovo di viaggiatori, di viandanti, di chi vuole poi andare a raccontare il proprio viaggio agli altri, quindi insomma diventa veramente un bel crocevia. Trovate anche l'indirizzo internet di www.libreriaviaggeria.it, andate a farvi un giro, così insomma vi rendete conto di quello che vi stiamo dicendo. A proposito di eventi dedicati al mondo del viaggio, i nostri due eventi della settimana hanno a che fare con questo. Il primo è appunto mercoledì alla libreria Pangea di Padova, Il viaggio di Ivo Andrić, il libro che abbiamo pubblicato lo scorso anno, Volo sopra il mare, altre storie di viaggio. Ci saranno Elisa Copetti, traduttrice del libro, e ci sarà Božidar Stanišić, che ha curato un po' la selezione di questi testi. L'altro appuntamento è chiaramente quello che citavamo prima: sabato 14 aprile saremo appunto a Caneva per questo reading dedicato al mondo del camminare.
siamo quasi in chiusura. Chiudiamo sempre con, invece, con la finestra che si apre sul film. Allora Alessandro, dici qual è il film della settimana? Ma ha a che fare col viaggio anche questo, anche se è un viaggio molto strano, perché è il viaggio compiuto da questo Il prigioniero coreano, si intitola così questo film, che è distribuito nelle sale tra l'altro dalla Tucker Film di Udine. È il nuovo film del grandissimo regista Kim Ki-duk, quindi il ritorno in Italia di uno dei più grandi cineasti coreani, e racconta questa deriva incredibile che compie questo pescatore su questa barca, che è rimasto in balia di quelle che sono le correnti, attraversa praticamente il confine tra le due Coree e chiaramente viene fatto prigioniero perché sono tutti convinti che lui in qualche modo sia una spia. È una bellissima critica ai sistemi, alle dittature, a queste rivalità che alla fine si sgonfiano perché alla fine le persone sono molto alte. Per cui il consiglio è quello di andarlo a vedere, esce giovedì 12 aprile. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, grazie come al solito per averci seguito, noi ci ritroveremo qui come sempre ogni lunedì, per cui di nuovo grazie e buona serata. Ciao a tutti.